galassie, bentornati nel 19° episodio della ASMR su Minecraft. Ora siamo rimasti senza niente, non abbiamo più ferro, non abbiamo più niente, a meno che una persona come me non vuole provare a farsi negli anni. Sì, è cambiata la situazione negli anni. Allora, andiamo avanti un po' con gli scavi, come sempre, no? E se non ho sentito male, era il rumore di uno slime. Non potrei aver sentito male, mi dicono. Ok, allora, mi stavo divertendo particolarmente a scavare questo senso, quindi fin dove si può cerchiamo di andare avanti così. Facciamo questo test perché ho pensato i picconi in pietra comunque durano poco, anche questo qua, questa ardesia di merda, difficilissimo da scavare. E vabbè, intanto iniziamo, sennò perdiamo tempo. E oh no, ma è già rotto praticamente. E ci richiede un casino di caso. Ah, vabbè, peggio che l'oro, non c'è non c'è niente. O comunque, ragazzi, io continuo a sollecitarvi a venire su Twitch, link in descrizione. Col 13 luglio riprendiamo le live, circa il 13, magari il 12, magari il 14. Comunque vedo che già tanti si stanno trasferendo e volevo per l'appunto ringraziarvi per questo, per questo onore che mi concedete. Sì, perché è anche un casino. Effettivamente ero abituato un po' alla storia di caricare, cioè di fare le live e poi passarmi il video su YouTube. Adesso renderizzare un'ora o più di video è un po' tanto stress per il mio povero piccolo pisellino PC, il mio PC che soffre anche sto cazzo di caldo al momento. Che una cosa che mi scoccia è che proprio ho tutti i pezzi, devo solo farli montare da qualche persona abile, ma qua tutti mi prendono per le palline, quindi alla fine della fiera mi sa che mi organizzerò andando a Mignot, no scherzo, sì, in un negozio, appena faccio altri due soldini andrò in un negozio, Troni, che cazzo ne so, e mi faccio, chiedo se non vogliono 1000 euro, insomma, per montare sto cazzo, sti ultimi cazzo di 2-3 pezzi, quanto vogliono. Così finalmente posso portare molti altri giochi diversi, nel senso giochi che non ho portato finora, perché comunque ne ho dei giochini anche carini. Posso giocare, appunto. Adesso la situation è che, vabbè, ce lo facciamo a mano, ci facciamo un po' di legno,
così come vi dicevo in tutti questi ultimi video, praticamente il PC è più sotto sforzo, quindi facendo ASMR c'è un po' leggermente, un po' più di rumore di ventola, però mi scoccia assai, visto che ho intrapreso principalmente tutta questa avventura del PC potenziato e cose, l'ho intrapresa proprio per fare l'ASMR su Minecraft senza il rumore delle ventole. Adesso siamo arrivati a circa 2000 e boh, euro di PC, ma ancora siamo completamente distanti da riuscirci. Magari con un case super gigante e 87 ventole che vanno tutte rallentate riescono a mantenerlo abbastanza freddo e via, anche se abbiamo la GPU che fa abbastanza rumore. Fatto sta che adesso ora avevamo qua un pezzo, ecco questo qua lo adoperiamo per farci la pala, quindi facciamo una cosa del genere. Se è possibile ci potenziamo anche un piccone, non con indistruttibilità perché è inutile, me ne frega un cazzo di buttare via la pietra, ma con efficienza. Giustamente c'è uno slime. Oh, tu sei della grandezza di quello dell'altra volta. Se secondo voi è ritornato, tipo è diventato invisibile o che cazzo è? Altre 5 slime ball. Not sei, efficienza 2, spettacolare e indistruttibile. Vabbè, ma mi chiama spettacolare. Livello 7, non ce l'ho. Porca di quella. Vabbè. Ok, così abbiamo un po' le cose per dopo. Questo appunto aspetterei, vediamo. Ah, ma non abbiamo molto, non possiamo fare granché. Cassiopeia. Vabbè, mamma mia, c'ho ancora qua Project Zomboid. Assurdo. Da gioco di merda a intrippato in gioco mistico. In fondo al mare. Oh, riusciremo, ma secondo me adesso non vorrei dire, perché anche poi il problema sarà tanto l'acqua, ma secondo me comunque manca veramente poco, cioè manca meno di quello che sembra. Poi, appunto ripeto, ci può fottere l'acqua, Tipo che non vado neanche avanti di qua perché tanto sotto c'è acqua. E niente, dai, è fallito. Questa cosa è fallita, forse di qua, forse. Posso scavare. Scavare l'artesia col piccone in pietra, mio Dio. Niente.
se abbiamo raccolto abbastanza terra. Qua magari ci mettiamo delle torce. Sì, avendone in eccesso, cos'è che posso fare? Posso scavare tutto, una volta che ho completato adesso questo appezzamento qui, posso scavarlo tutto e senza stare lì ogni volta, perché appunto anche lì è tanto tempo perso extra, senza stare lì a ripassare tutta la piscina, a raccogliere tutta la terra, semplicemente se ho dell'altra terra in avanzo posso continuare a ritappezzare un altro strato, così nel frattempo raccolgo la terra rimasta appunto. Per questo volevo tantissima terra, per risparmiare proprio questo parte del meccanismo, diciamo. Ci avanzano anche due stock da 64, via, mettiamola così, facciamo sto pronostico. Quasi quasi, cazzo mene, la torcetta.
dire il vero, aspetta un attimo qua. Aspetta un attimo. No. Altra cazzata.
non so sinceramente quante ne possano servire. Che martella, porca di quella troia. Ok, e uno strato è andato via. Avanti col prossimo. Questo era uno scheletro, probabilmente da là sotto. Questo. Questo gioco mi uccide gli occhi, io non so cosa sia successo. Pensavo fosse il contrario, su giochi con una super definizione ti impegnavano la vista di più e giochi così pixelosi, giganti, easy. Se n'è andato.
bruciati tantissimi, ma tantissimi proprio, perché ne abbiamo avanzati due stack da 64 e uno da, cos'era, 49 prima, cioè adesso con quelli che abbiamo non riusciamo neanche a finire. Seminarli, sti cazzi di alberelli qua. Esserci più o meno con gli stick. Facciamo di nuovo un saltino di là. È una bella lavorata, però già quando non c'è più l'acqua sarà tutto. Chiusi, mi preparo 500 piccoli, mi svuoto tutto l'inventario, mi tengo magari le patate, le torce e mi riempio l'inventario di piccoli in pietra e da lì a occhi chiusi tum 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 si scala e in men che non si dica vedrai qua non spawna più nessun albero di tutti quelli che ho messo perché troppo vicini fra loro.
che si chiudono anche gli spazi. Ma sì, dai, ecco, ho finito anche la pala. È l'indicatore di conferma. Andiamo. Andiamo. L'indicatore di conferma. Va. Va. Allora qua è il tartarugo. Ah, minchia. Ah, ottimo, anzi, perché tutta la terra che poi andremo a recuperare sfruttiamo per chiudere il guscio, cioè chiudere per proseguire il guscio della tartaruga, che qua non si sa se è più lunga a chiudere il guscio. No, beh, no, ci mettevamo di meno a chiudere il guscio rispetto a che scavare la città. Ah, ecco una cosettina, ecco esattamente, devo ricordarmi di passare di qua, ma non ha droppato niente. Possiamo lasciare anche gli slime a casa, magari. E abbiamo così concluso quasi il primo stop. Così dovremo riuscire a farcela, anche se ho un po' il dubbio perché effettivamente ci vuole un po' di tempo, quindi c'è per fare tutto, quindi alla fine una passatina di raccolta mi sa che bisogna darla lo stesso. Adesso vediamo.
già iniziando a sparire. C'è da dopo, stia mettendo tanta. Oh, madonna, sono contentissimo. Oh mio Dio. Cosa facciamo per festeggiare a proposito? Dico, bisogna fare qualcosa di estremo per festeggiare quando finiremo di scavare sta merda. Farci qualche altra pala. Qualche centinaio. Anzi, eh no, però dalle altre parti c'è comunque da togliere dell'acqua, quindi sì. Quindi sì, via di altre pale. Minchia, con gli slot giusti.
Sono stupido come la merda.
Ci siamo. Molto bene. Buono, ragazzi, grazie per la visione. Ci vediamo al più presto. Buon relax, buon riposo.